Domenica 8 gennaio siamo qui a Rivara presso il Palazzetto dello Sport con l'evento conclusivo delle manifestazioni che hanno segnato il Natale 2022 di Rivara. Vice Sindaco Vincenzo Martino che ci racconta come è andato appunto tutte queste manifestazioni natalizie, i presepi da strada e che cosa avverrà oggi. Allora, buongiorno a tutti. Oggi veramente siamo alla fine di quelle che sono state le manifestazioni dedicate al Natale e praticamente anche quella che apre quelle manifestazioni del 2023, ma quello se ne parlerà dopo. Io personalmente non posso che ritenermi soddisfatto di come sono andate le cose con i presepi da strada, con le manifestazioni fatte anche dalle altre associazioni, dalla banda, dalla Proloco e da Associazione Insieme che praticamente ha curato tutto quello che è stato il periodo natalizio. Oggi concludiamo con questo omaggio a tutti quelli che hanno partecipato all'iniziativa dei presepi e hanno voluto anche girare e far girare il commercio di Rivara. I commercianti di Rivara hanno messo dei premi a disposizione che saranno distribuiti successivamente con la tombola. Un vero successo sono stati i presepi da strada, anche quest'anno siamo arrivati a circa 80 presepi più una quindicina di luminarie, quindi non possiamo che rimanere soddisfatti di quello che è stato fatto e pensare al prossimo anno migliorarlo ancora. Una classifica di presepi che non è una classifica, viene premiato quindi l'impegno, la costanza dei partecipanti a questa iniziativa e non effettivamente il presepe più bello, diciamo. Esattamente così, l'iniziativa da quando è nata ha portato con sé quello che è lo spirito del Natale, ovvero premiare la partecipazione, ricordare ancora una volta quello che è il simbolo del Natale per noi credenti, ovvero il presepe. Quindi verrà premiata la partecipazione, a sorteggio fra tutti quelli che hanno partecipato saranno poi dati i premi, ma per la partecipazione che ci sembra il modo più corretto per dare un premio a chi ha partecipato. Un anno che si è chiuso per Rivara molto importante, sì, qui il sindaco Roberto Andriollo, un anno che si apre, che si è aperto con altrettante grandi novità. Importantissimo, Rivara nel 2022, grazie alle associazioni che sono la parte viva di Rivara, abbiamo fatto tante cose. Rivara si è fatto conoscere col Festo del Gelato, non parliamo, abbiamo avuto tantissima gente. Io ho notato che Rivara in questo periodo viene conosciuto da chi non abita Rivara, chi viene da fuori scopre un paese che è vivo, un paese che può crescere. E questo ha portato anche, vedo nella popolazione, molti nuovi residenti, quindi abbiamo una potenzialità veramente più elevata. Le associazioni sono importanti nel paese, ripeto, perché rendono vivo il paese, chi viene a abitare a Rivara, chi vive a Rivara, non è un paese dormitorio, ma un paese dove si veramente cresce. Però non basta solo l'associazione per far vivere un paese, c'è anche l'amministrazione comunale che deve fare la sua parte. E abbiamo parecchie cose per il prossimo anno da portare avanti, proprio per far star meglio tutti i nostri rivaresi, sia in sicurezza che con dei nuovi servizi che presenteremo appena abbiamo informazioni migliori, ma abbiamo delle novità anche abbastanza importanti per il prossimo anno. Un impegno importantissimo quello delle associazioni di Rivara, raggruppate in Rivara Socia Insieme, il presidente Luciano Gais che ci racconta, ci spiega un po' quali che sono stati gli eventi clou di questo 2022 e di quello che sarà il 2023. Gli eventi del 2022 sono a partire dal Festival del Gelato che ci ha dato un'enorme soddisfazione a livello di pubblico, di gente che è venuta a vedere Rivara, a visitare Rivara, perché oltretutto nel Festival abbiamo dato la possibilità di visitare Rivara gratuitamente con delle guide che li portavano in giro. Più di 1000 persone sono andate in giro per Rivara nei 3 giorni, diciamo nei 2 perché era sabato e domenica. E il festival è andato non bene, più che bene. Poi dopo c'è stato gli eventi di luglio, le serate di luglio che erano più dedicate a pubblico, a chi legge, comunque è andata bene anche quella. Poi abbiamo avuto le streghe, che le streghe indirettamente, perché Associa Insieme ha solo collaborato un po', ma praticamente le streghe è stato messo in piede dal gruppo Streghe e hanno fatto un lavoro eccezionale. Anche quello è stata una bella manifestazione che ha portato gente.
Ora noi per il 2023 stiamo lavorando per la seconda edizione del festival, cercando di migliorare dove abbiamo visto che c'erano delle pecche, diciamo, dovute a errori di gioventù, a cose che comunque non si potevano pensare, perché noi avevamo previsto un 6.000 persone, sono arrivate oltre 16.000 e quindi questo ci ha sfasato un po' i conti. Ma al di là di quello stiamo lavorando per mettere a posto questa situazione. Altre cose, ci saranno sicuramente di nuovo gli eventi di luglio, ci saranno altre manifestazioni che andranno in porto, comunque sono delle cose che speriamo portino ancora tanta gente a Rivara, perché Rivara ha bisogno di essere conosciuta, perché di cose belle da vedere ce ne sono, ma deve essere conosciuta dalla gente che viene da fuori. Un altro appuntamento importantissimo che si terrà a Rivara quest'anno è l'Alto Canavese Games. Rivara, reduce dalla vittoria negli anni scorsi, dove poi è stato interrotto a causa del Covid, Rivara che quindi organizza quest'anno i giochi. Franco Basolo, ci puoi spiegare come e quando avverrà questa manifestazione tanto attesa? Sì, finalmente dopo il 2019, quando abbiamo vinto i Games a Favria, riusciamo dopo il Covid a riorganizzare i Games, Rivara appunto all'onore di ospitarli. Si terranno qui a Rivara appunto in tutto il territorio del paese, quindi Parco della Villa Ogliani, il Castello di Rivara, Vecchio Campo Sportivo, Centro Paese. Si svolgeranno il 9, 10, 11 giugno, naturalmente 2023, se il Covid non rilancia, speriamo che la Cina smetta. E siamo vicinissimi all'obiettivo dei 16 comuni partecipanti e abbiamo un parterre di circa 50.000 abitanti che sono rappresentati dai 16 comuni che partecipano, quindi ci aspettiamo un grosso afflusso di pubblico. In ogni caso siete tutti invitati, segnatevi la data, 9, 10, 11 giugno 2023, Rivara, Alto Canavese Games.